One Podcast. Berta Cáceres, Vangari Maathai, Rachel Carson, Cristiana Figueres, Vandana Shiva, Sylvia Earle, Eunice Newton Foote e tante tante altre attiviste, scienziate, politiche, sindacaliste, lavoratrici che hanno cambiato in meglio le sorti del nostro pianeta. Nella giornata mondiale dei diritti della donna uniamo due fronti, l'ambiente e il femminismo. Sigla. Stai ascoltando Verde Speranza, un podcast di Nicola Slozito, cioè io. Ogni giorno ti racconto una storia, un personaggio, un'idea per superare l'ecoansia. Buon 8 marzo a tutte e tutti. Il cambiamento climatico, i danni all'ambiente, sono anche una questione di genere. Le ferite che infliggiamo alla terra colpiscono in maniera sproporzionata le donne. Non per una questione biologica, ma per il loro ruolo sociale. Alcuni esempi. Nel 91, in Bangladesh, una serie di tifoni ha ucciso 140.000 persone. Il 90% delle vittime era donna. Perché erano trappolate in casa, perché non sapevano nuotare e varie motivazioni simili. Delle persone che sono state costrette a migrare per questioni ambientali e climatiche negli scorsi anni in tutto il mondo, ben l'80% è donna. Un ultimo dato, nei 25 paesi subsahariani, quindi siamo in Africa, se si somma tutto il tempo che tutte le donne impiegano ogni giorno per raggiungere l'acqua, si arriva a 16 milioni di ore. Quelle degli uomini sono solo 6. Inquinamento, climate change, sfruttamento non sostenibile sono moltiplicatori, come dico spesso, non solo di questioni meteorologiche o fattori climatici, ma in questo caso moltiplicano conflitti, violenza, diseguaglianze. E se gli effetti sono diversi tra maschi e femmine, anche le soluzioni devono quindi essere diversificate. Cito adesso Cristiana Figueres, la diplomatica che ha guidato i negoziati degli accordi di Parigi del 2015. Ciò che rende vulnerabili le donne le rende anche centrali nelle azioni contro il cambiamento climatico. Più donne diventano indipendenti, spiega lei, meglio gestiranno le risorse e cercheranno modi per adattarsi e mitigare gli effetti della crisi climatica e delle questioni ambientali. Bisogna quindi individuare dei punti di intervento, per esempio il microcredito, l'empowerment femminile, piani per favorire imprese o cooperative gestite da donne. E le strategie ambientali, nazionali, internazionali, degli enti, delle aziende, devono prevedere tra gli obiettivi anche la parità di genere. Ci sono sempre più studi là fuori che lo dicono. La vulnerabilità ambientale, la fragilità dello Stato o anche di un'azienda, se per questo, e la disparità di genere vanno a braccetto. C'è un nesso triplo tra questi tre temi. Quando aumenta uno, anche gli altri aumentano, una sorta di circolo vizioso. Ma vale anche il ragionamento opposto, cioè quello del circolo virtuoso. Aggiustando un fronte si aggiustano di conseguenza anche tutti gli altri. Secondo uno studio che ha analizzato le scelte politiche in tema ambientale di 130 paesi, si è scoperto che i responsabili di governo, quindi presidenti, presidentesse, prime ministre, primi ministri, più disponibili a firmare accordi sul clima, indovina chi sono proprio le donne. Va bene, quello che dovevo dire l'ho detto. Per chiudere la puntata ho chiesto un messaggio vocale ad Alice Pomiato, Alice Full sui social, che abbiamo già sentito nella prima stagione di Verde Speranza. Alice da sempre parla di questi argomenti con chiarezza, senza mai fare sconti a nessuno, aggiungendo strati di complessità a un tema che deve essere affrontato con la dovuta complessità. Il vocale di Alice dura un po' più del solito, ma eccolo qui. Ciao Nicolas, grazie per lo spazio che mi regali sempre sul Verde Speranza. Dunque, ci sono due o tre cose che mi sento di aggiungere riguardo a come femminismi ed ecologia sono interconnessi, e per farlo partirò da una recentissima citazione di Vandana Shiva. Cura ed economia sono sempre state separate. La cura non è economia, il profitto è economia, il mercato e lo sfruttamento sono economia. Dobbiamo trasformare l'economia nell'arte di vivere, unendola nuovamente alla cura. E gli esperti della cura sono le donne. Loro dovranno avere il ruolo di leader nella transizione verso l'economia della cura. Ecco, io sono parzialmente d'accordo con quanto dice. Sulle donne grava da sempre il lavoro di cura della prole, delle persone, della casa, dell'ambiente.
Le funzioni e ruolo che le donne hanno ricoperto per tutto questo tempo è solo in parte giustificabile con alcune funzioni fisiologiche come la gravidanza e l'allattamento, di cui alcune sono portatrici, e che le hanno confinate all'ambito della famiglia e nel privato, impedendo loro per secoli di esplorare diverse potenzialità. Il lavoro di cura delle persone, della casa, della terra, non può più essere ripartito in modo così sbilanciato, perché si tratta di beni comuni e come tali l'intera società deve prendersene cura. Un secondo punto di riflessione è che non sarà facilissimo per chiunque, ma sforziamoci. Così come le femmine umane subiscono un'oggettivazione sessuale, anche le femmine di altre specie vengono oggettivate, trasformate letteralmente in macchine, macchine da produzione di uova e latte, negli allevamenti ovini, bovini, ittici. Non più individualità con soggettività e diritto alla vita, ma corpi e apparati riproduttori che vengono messi al mondo, usati per estrarre plusvalore attraverso gravidanze indotte, privazione della prole, sfruttamento e morte prematura. Quello che facciamo agli altri animali, femmina e non, manca in un punto chiave del femminismo, il consenso. Ma soprattutto ci si ritorce contro nelle esternalità negative, negli impatti ambientali, sociali e sulla salute pubblica che perpetuano queste pratiche. Per me la visione antispecista, che è per sua natura intersezionale perché rifiuta tutte le forme di discriminazione e oppressione, dovrebbe essere alla base di tutto e non l'ultimo privilegio da indagare. Perché formuliamo teorie femministe e ci aggiungiamo poi l'antispecismo? Ci aggiungiamo poi, in un secondo momento, il suffisso eco per ecofemminismo? Come se trattare di ecologia fosse qualcosa di diverso e lontano dal femminismo stesso. L'ambiente non esiste separato dai nostri corpi, ma noi esistiamo, prosperiamo, grazie alla cura che dobbiamo alla casa che ci ospita tutti e tutte. Grazie mille Alice. Verde Speranza torna domani. Se vuoi scrivermi, nicolas.lozito@lastampa.it, oppure mi cerchi su Instagram. Buona giornata.